La Ciotola, Piazza Marinai d'Italia, 10 a Portoferraio. Il giovane pesca sportivo elbano Lorenzo Arnone del Circolo Teseo Tesei si è laureato campione del mondo a squadre con la nazionale italiana nel 14° mondiale Under 21 di pesca con canna da natante che si è svolto a Weymouth in Inghilterra. Un'avventura che ha visto in Lorenzo un punto fisso della nazionale dietro solo all'inarrivabile Anthony Giacomini, il quale si è laureato campione del mondo individuale. L'atleta del Tesei alla fine ha ottenuto un ottimo quarto posto individuale. Siamo davvero molto soddisfatti per lui e per i colori del circolo, hanno sottolineato i dirigenti del Tesei. Il nostro club potrà così aggiungere un altro alloro alla sua già folta bacheca. Ci auguriamo, aggiunge De Simone, presidente del Teseo Tesei, che questo sia un punto di partenza per il settore sportivo giovanile del nostro circolo. Oltre alla famiglia e agli amici a salutare Lorenzo al suo rientro all'isola, c'erano anche il vice sindaco di Portoferraio Roberto Marini e l'assessore allo sport Adalberto Bertucci. Ci vogliamo complimentare innanzitutto con Lorenzo per la sua affermazione personale. Poi ci complimentiamo perché ha portato in alto il tricolore italiano con la vittoria ai primi classificati a squadre, per la sua affermazione personale, quarto assoluto, e poi perché è un orgoglio elbano, la nostra bandiera con le tre api adesso sventola ancora più alta. Grazie Lorenzo per il tuo impegno che ci ha dato questa grande soddisfazione. Lorenzo è partito sì di fare bella figura, però forse non pensava di arrivare in cima al tetto del mondo a squadre e quarto assoluto. È una bella soddisfazione che ha dato a noi portoferraiesi e noi elbani, ma anche una soddisfazione sua. Non era previsto di vincere, più che altro per la diversità del mare, delle prede a cui siamo abituati. Tutti eravamo partiti un po' scoraggiati perché eravamo un po' favoriti, però dopo il primo giorno dove abbiamo vinto la prima giornata, abbiamo capito che potevamo vincere. Infatti abbiamo fatto il primo il giorno dopo e poi un terzo, ci hanno portato a vincere. È stata una bella esperienza anche per, non solo per la pesca, ma anche per vedere posti nuovi o comunque imparare una lingua come l'inglese. E nulla, non pensavo di partire titolare, pensavo di essere riserva, invece poi ho fatto tre prove titolari, più che altro perché ho fatto due belle gare con due primi, poi una andava un po' male, peggio, però comunque è bastata per vincere.